proprio mondo. Sa che ancora è il 2000, la luna è lontana, intorno al proprio mondo. Pensate ancora è il 2000, la luna è lontana. Federale è nato nel 2000, quando vedevo esplodere bombe, e allora ho scritto una canzone che si chiama Pace, e da lì poi mi è venuta l'idea, visto che sono amante del teatro, amante di musical, di musica perché suono, ho detto ma provo a scrivere un musical. Poi nel 2001 sono caduto dalle Torri Gemelle e da lì mi è venuta in mente la storia di questa ragazza innamorata di un militare, e poi insomma, tutta la storia, si sposano, resta incinta, poi parte per la guerra, appunto, poi c'è il finale che non diciamo. E allora ti è venuto in mente di fare un musical, ma fare un musical non era una cosa facile, perché oltretutto qui non è che abbiamo noi delle scuole, non abbiamo ragazzi grezzi, ecco. Intanto sono stato 31 mesi per scriverlo, quindi sono 3 anni, anche perché non faccio questo come lavoro e lo faccio quindi da amatore. 31 mesi non hai reperito personale, ragazzi, ballerini, solo scrivere, senza sapere dove andava a finire. No, solo scrivere le canzoni, partiture, e ovviamente ho scritto più di 130 spartiti prima di arrivare a queste musiche, tutti i violini, bassi, chitarre, batterie, tutte le canzoni, e ovviamente anche le parole, tutto, cercare anche la storia di restare nel tema. Non c'è niente qua, però ho incontrato sempre persone diciamo di grande umanità che hanno aiutato me ma anche l'opera, tra queste ovviamente Marisa Pirrotti, Daniela Lanciotti, altre 20 Roma che ci hanno dato una mano veramente a organizzare tutto sia a Capodornando e poi ovviamente quando l'abbiamo fatto a Roma, perché a Roma è stato veramente fantastico insieme a tutti i ragazzi. Quindi, ma quando hai cominciato tu, ecco, con questi ragazzi, ecco, quando hai cominciato a fare le audizioni, hai pensato di metterti in proprio, direi, di lanciare non si sa come allora questo musical? Sì, poi nel 2003 ho incontrato Mimmo Bonfiglio, che insomma con lui siamo amici veramente da tanto tempo. E dopo una serata al teatro siamo usciti, ho fatto sentire 3 canzoni, lui mi ha detto guarda, io da sempre ho sognato di fare un musical. E da lì siamo partiti, abbiamo reclutato persone, abbiamo fatto provini, audizioni, ho fatto il conto l'altro giorno, in Federale Musical dal 2004 ad oggi sono passati più di 150 ragazzi, tra questi voglio sottolineare Marco Vito che ovviamente poi ha fatto strada per i fatti suoi, i nostri protagonisti di oggi che sono Chiara Paparone e Ivan Lazzara, poi sono stati maestri di musica, 8 maestri di musica con noi, veramente uno più bravo dell'altro, e hanno fatto tutti carriera, chi oggi per esempio suona con l'orchestra della RAI, chi suona in giro per la Sicilia come Fabrizio Ribaudo, Tindaro Raffaele, adesso non nominarli tutti diventerebbe un problema, però prima o poi lo faremo con comunicati stampa. Quindi il primo successo è stato Taormina, mi pare, no? Taormina sì, è stata la prima operazione seria, nel senso che prima eravamo degli amici che ci tentavano a capire anche, perché per mettere in scena la prima volta addirittura siamo stati un anno, perché un musical la cosa complicata è realizzare balletti, recitare, cantare, e quindi chi canta deve sapere anche recitare eccetera eccetera, e per noi è stato complicato metterli insieme.
perché consideriamo che oggi facciamo le prove di danza a Messina con la nostra scuola di danza Studio Danza, una delle migliori in Sicilia. Volevo anche salutare e ringraziare ovviamente due grandi professioniste del settore, che sono Mariangela Bonanno e Alice Rella, che hanno curato tutte le coreografie. Poi per quanto riguarda la musica l'abbiamo incisa dal maestro Pippo Faranda, però abbiamo lavorato con tutti i ragazzi. Tutte le musiche vostre? Tutte le musiche mie, sì, poi i ragazzi, mie, poi i ragazzi ovviamente ci hanno messo anche del loro a Gioiosa Marea, e poi la recitazione la facciamo a Capodorlando, quindi poi incontrarci... Nelle prove itineranti. Tutta la provincia di Messina, e il bello forse di questo spettacolo è questo: noi vogliamo mettere insieme dei ragazzi che hanno talento e portarli in giro e lanciare contemporaneamente un messaggio di speranza per il futuro. Senti, ma i finanziamenti per mettere su questo spettacolo da dove arrivano? Allora, finanziamenti noi abbiamo soltanto amici che ci aiutano. Parliamo un attimo di Eventi Roma, l'altra Eventi Roma, ma è arrivato dopo loro? Sì, loro sono arrivati l'anno scorso, nel 2010, quando ci siamo incontrati con Daniela per sbaglio a questo spettacolo. Mi piacerebbe farlo l'11 settembre a Roma. Lei mi ha detto: tu sei matto, però già cominciava a lavorare senza dirmi niente, in sordina. Dopo un mese mi chiama e dice: Piero, possiamo farlo a Roma? E io sono svenuto dall'altra parte. Dammi le tue mani adesso, la nostra forza insieme è un successo. Ivan Lazzara è il protagonista di Freidiana, buona giornata. Salve, buona giornata anche a voi. Di dove sei tu? Io di Rocca di Caprileone. Stai debuttando a Capodorlando? Sì, sì, vicino, quindi già diciamo che è un'emozione maggiore, perché debuttare a Roma è stato bellissimo, debuttare con tutta la gente che comunque ci conosce, che ti viene a vedere è un'altra cosa. Molti parenti poi oggi sì, si sono già prenotati, sì, no? Sì, sì, tantissimi amici, parenti che verranno a vedere questo spettacolo. Ivan, cosa fai nella vita tu? Allora, io mi sono laureato l'anno scorso e insegno canto. Abbiamo una scuola con mio fratello, che è il vocal coach del musical, che vi saluta, purtroppo stamattina non ci può essere. E quindi non è facile questa intervista, perché gli amici, sì, qui, i ballerini, sì, sì, cercano di farci si cadere. Si divertono. Allora, dicevi? Dicevo, sì, che abbiamo questa scuola di canto, e un po' di questi sono nostri allievi che stanno partecipando, e quindi sono miei compagni di viaggio. E niente, abbiamo questa scuola dove abbiamo una qui in Sicilia, una in Puglia, una a Roma. Ah, sì. Ma questo tutto dopo Freidiana? No, prima Freidiana. Prima Freidiana. Ma voglio dirti, è nato, sì, questo dopo che tu, ecco, hai cominciato con Freidiana? No, è nato prima, perché io 2 anni fa ho fatto un altro musico nazionale, piano piano ho continuato a studiare, poi ho finito l'università. Con chi musico nazionale? Con Paolicelli, quello che ha scritto Forza Mia di Gente, Madre Teresa. La base dove era? A Roma? La base a Roma, sì. Sì, il musico si chiamava Sulla Via di Damasco. E poi sei arrivato qui con Freidiana. Qui con Freidiana, con Piero, con i mitici Marisa. Raccontaci come che sei arrivato qui.
E praticamente ho fatto un'audizione con Piero, ci conosciamo da tanto tempo, ho fatto questa audizione, ci siamo conosciuti prima e poi Piero mi ha coinvolto in questo progetto e sono stato contentissimo di farne parte. Quindi il tuo mondo è freudiano allora? Sì. Tutto si muove attorno a questo musical? Sì, in questo momento sì. Cosa è cambiato nella tua vita con freudiano? Diciamo che intanto credo che queste esperienze ci formino ognuno di noi a livello umano, soprattutto, oltre che artistico, perché ci fanno stare insieme, ci fanno socializzare, ci fanno capire cos'è l'umiltà, che spesso in questo campo tende a mancare, tende a non esserci, perché c'è rivalità tra di noi. Invece questo è un gruppo dove non c'è nessun tipo di rivalità, dove tutti siamo uguali. Sì, il tuo futuro qual è? Il mio futuro è quello di continuare. Quanti anni hai? Io ne ho 22. 22, visto che insegno da un anno, spero di continuare in questa strada. Tra l'altro mio fratello è più grande di me, abbiamo appunto queste scuole, collaboriamo con Luca Pitteri, l'insegnante di canto di Io Canto, abbiamo queste scuole insieme con lui e quindi il mio futuro sarebbe questo, poi cantare soprattutto, ma anche insegnare, mi sono specializzato in questo. Bishops in the United States of America. Difficult decision will be in the church throughout the world. I told you, President, today of Asian Wednesday, and all it's around the world that fallen the Bob's rank is still praying and fast for a peace. Day, and up their little face. If the girl decision will be inspired in the search for peace. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Da sempre, da piccolino? Sì, 10 anni pieni, sì, di canzoni. Da dove vieni tu? Da Ucraina. Senti, com'è che sei arrivato a Frediano? Sono arrivato tramite Pippo Faranda, che è il musicista che ha creato, diciamo, la musica insieme a Piero Di Maria. Serviva un attore, cantante per il ruolo del cardinale Pio Laghi. E da allora sei con Frediano? Sì. È cambiata la tua vita con Frediano? Diciamo di sì, varie esperienze in vari posti, sì, una bella esperienza. Tu vivi a Ucraina, no? Sì. Lo sanno a Ucraina che sei stato a Roma al Ghione? Sì, certo. Quindi quando sei tornato, grande successo? Sì, complimenti. Emozionato per questa sera qui a Capodoro? Abbastanza, anche perché verranno, a parte stasera con gli abbonati del cinema, però parenti, amici, e quindi è sempre un'emozione. No? Tu cosa fai nella vita? Io l'imbianchino. E quindi canti quando imbianchi? Anche, sì. Dai, per non è così? Sì. Per allenare la voce? La voce, sì, infatti. Ma pensi di continuare ancora con la musica? Sì, certo. È un hobby che mi piace e spero di continuare al meglio. Grazie. Grazie a te. Sono il presidente. Farti andare o disarmare, se che giorni ancora, poi niente potrà fermare, se che giorni ancora, per accettare le mie manie, se che giorni ancora, poi niente potrà finire.
Questi personaggi che vedete alle mie spalle, li chiamo personaggi perché si sono immedesimati in una parte così importante e pesante, ma loro invece non sono così rigidi, sono allegrissimi, ma sono emozionati forse qua dietro il faro. Buona giornata, io lo conosco da sempre, perché era un cantante, ora non so se è ancora un cantante. Cosa fai in Frediana tu? Faccio Bush, quindi... Ah, sei un attore allora? Recito e canto, sì. Faccio, diciamo, una canzone... Il presidente Bush. Bush, sì. Un personaggio molto, diciamo, importante, anche se non so se ha fatto bene come presidente. Perché l'America? Perché l'America è una grande nazione. E questa è la tua battuta? No, solo questa, allora sarebbe stato troppo facile. Tu canti? Sì, sì. Sì. Senti, ancora c'è l'hobby del canto? Sì, sì, io infatti il 31 ho una serata, quindi sì, di tanto in tanto canto. Senti, che te ne sembra di questo Frediana? Quando sei arrivata a Frediana? E io sono arrivato nel 2005, io sono uno dei primi, ho fatto tutti gli spettacoli, quindi come vedi mi sono... i capelli. I capelli anche. Non li ho avuto mai, non li ho avuti mai. Non per Frediana, perché con Piero mica è facile, sai. Senti, tu com'è che sei arrivato a Frediana? Ma io sono arrivato a Frediana per caso, con Piero, proprio da questo teatro. Eravamo ad una giuria di uno dei tanti festival de Nebrodi. Finendo questa manifestazione ci siamo messi sulla macchina, Piero mi ha fatto sentire questi file MIDI sulla macchina, dice: "Dai, ho fatto sto lavoro, che ne pensi?" E devo dire che mi ha entusiasmato subito, ho visto che poteva esserci qualcosa da fare. E ci siamo messi subito al lavoro, abbiamo cercato i personaggi, abbiamo fatto la musica, arrangiato. Un cammino lunghissimo e irto di ostacoli, perché la gente era un po', dico, scettica, no? Sicuramente sì, e sia per il contesto politico del musical, anche se è fondamentalmente un messaggio di pace. Però è ovvio che potrebbe anche sfociare in qualcosa di diverso. E quindi, ecco, questi erano gli interrogativi che ci ponevamo con Piero, come impostarlo, come farlo. E poi è preso corpo tutto il cast, i provini, i personaggi. Insomma, noi tre siamo i personaggi che... Allora, lui è Bush, tu chi sei? Io sono, oggi sono Kofi Annan. Quindi niente di meno. Un personaggio politico, sì. Per questo hai questo pizzo, questa... Il pizzo, sì, ma è ovvio che anch'io avevo i capelli quando abbiamo cominciato a fare... Ha distrutto, ha distrutto. Ed ecco il Papa. Ma il Papa Wojtyła? Sì, Wojtyła. Com'è che è stato scelto per Wojtyła? Beh, grazie all'amico Mimmo, perché sapendo che io ho fatto qualcosa nel teatro con altre compagnie... Ha fatto il mio nome, mi hanno chiamato, francamente quando mi ha chiamato ho avuto paura, dico: ma che è sta storia? Poi piano piano, anche perché io non canto, recito quello che so, tra virgolette, fare. Cioè... Cosa che molti attori poi vengono, ecco, ricordati per la parte che è immedesima, no? Quindi potrebbe che dopo Capodurlando lei venga chiamato il Papa. Beh, sicuramente a Capodurlando quando i ragazzi mi incontrano mi chiamano più né Salvatore né Fregata, mi dicono: ciao Papa. Vabbè, la buttiamo sul ridere, ma così è un modo simpatico anche per ricordarsi di quello che stiamo facendo, diciamo, voglio dire. Sul golfo incrociano le nostre navi, attenti ordine generale, e campi e maschere antica. Vic sulla tambini capax. Qui in bello veliachissimo simposio. Frediana mia, Frediana, lo sento lui non fugge, preparo le valigie mia, Frediana. If a custom-tailored vet asked me out for something wet,
When the vet begins to pet, I cry hooray. But I'm always true to you, darling, in my fashion. Yes, I'm always true to you, darling, in my way. I've been asked to have a meal by a big tycoon in steel. If the meal includes a deal, accept, I may. But I'm always true to you, darling, and my fashion. Yes, I'm always true to you, darling, in my way. Salve! Buonasera! Una conoscenza, io l'ho lasciata a lei dove? A mare. A mare, perché noi ci vediamo spesso a mare, vero? Ma non è che siamo a mare, qui siamo no, una cosa... Qua siamo al teatro di Capodorlando, un'esperienza fantastica anche questa, dopo il debutto al Ghione. E anche se sono un tipo molto tranquillo di mio, però l'emozione è sempre forte. Senti Valeria, com'è che sei arrivata a Frediano? Allora, io lavoro in un asilo e poi faccio l'Accademia PAS, frequento l'Accademia PAS e faccio recitazione e canto. E mi hanno preso come a lei a Milazzo, ho fatto questo provino e mi hanno fatto entrare come cantante. Sì, come cantante. Ah, ma sei anche solista? No, solista no, faccio parte del coro di Frediana. Senti, ma ti è servito il tuo hobby di cantante, nel senso, oppure hai dovuto imparare altre cose? No, no, mi è servito, certo, con tutti loro poi ho imparato anche nuove cose, però magari partivo anche un po' avvantaggiata di mio. Te salve! Buonasera. Raccontaci la tua vita, da quando sei nata oggi. Sicuro? Tutta, dai, vediamo un po'. Tutta. Però in 30 secondi. Niente, studio, sono nel campo dell'arte da sempre, ho fatto ginnastica artistica da piccola per 3 anni, poi mi sono iscritta in danza classica qui a Capodorlando e la frequento... Tu di dove sei? Di Capodorlando, la frequento da circa 10 anni e ho fatto anche qualche anno di danza contemporanea e moderna e ora mi sono ritrovata qui in Frediana. Ma tu sei stata raccomandata per entrare a Frediana o hai fatto un provino? Ho fatto anch'io il provino. Dove? L'abbiamo fatto a Milazzo. Milazzo. Da Capodorlando sei andata a Milazzo e poi sei tornata. Sì. Ed è cambiata la tua vita? Più o meno. Più o meno? Ho fatto nuove esperienze, questo sì. Ho conosciuto bellissima gente e ho cominciato comunque a capire in che mondo si vive quando si sceglie questa strada. Senti, ma i tuoi genitori, la tua famiglia è d'accordo su quello che hai fatto oppure dicono no, devi prima studiare o la priorità è ben altra? Di la verità. Lo dicono, la priorità tua è la scuola per adesso e lo studio eccetera, però non è che mi possono negare quello che voglio se fare, tu studi. Perché comunque è una mia passione questa. Sì, io studio. Cosa fai che studi? Frequento il 5° anno del liceo scientifico. Quest'anno sei d'esame e te ne sei andata al Ghione, ora qui, ma quando studi? A casa, quando, nel tempo libero studio. Guarda allo specchio mentre provi? Sì, è necessario comunque, per capire da soli i propri errori. Pace per noi, pace per voi, pace per noi, pace per voi, pace. Lasciate il mondo al suo girare, sul creato non avete alcun potere. Poi le bombe tuonano e i bambini gridano e poi le mamme piangono e le recenti invocano. Pace, pace per noi, pace, pace per voi, pace, pace per noi, pace, pace per voi, pace. Lasciate il mondo al suo girare.
potere. Pace, pace per noi, pace, pace per voi, pace, pace per noi, pace, pace per voi, pace.